Sebastiano Bucieri, presidente del gruppo sportivo Non Vedenti di Vicenza. L'associazione è nata nel 1973 per l'inclusione sociale e sportiva del non vedente, la persona che ha problemi di vista. Tutto questo per renderlo più autonomo in tutto quello che è lo sport e le attività di tutti i giorni anche in casa. Le nostre attività sono dal ciclismo su tandem, nel quale all'interno del nostro gruppo ci sono campioni italiani e anche campioni olimpionici. Camminate in montagna, camminate podistiche e nuoto, dove abbiamo campionessa italiana nel nostro gruppo. Rafting, che portiamo la conoscenza dell'acqua anche ai non vedenti. In tutto questo, il gruppo sportivo a livello di ciclismo, per esempio, ha fatto delle esperienze come Vicenza-Roma. Abbiamo fatto camminate anche lunghe come Porto Fatima per il centenario della Madonna o Porto Santiago di Compostela. Inoltre abbiamo un progetto per far divertire il non vedente, una passeggiata, una giornata in moto con un gruppo di motociclisti. Poi c'è il sci nordico con l'appoggio di maestri di sci sull'altopiano di Asiago per dare corsi ai non vedenti per imparare. Anche questo è possibile. Nel mese di febbraio si fa la settimana bianca, dove con l'aiuto dei forestali, oggi carabinieri forestali e vigili del fuoco, ci vengono dati 2, 3, 4 persone che sono esperti di sci nordico per aiutarci a percorrere le piste del nostro altopiano. Inoltre, siccome non siamo tutti bravi a sciare, durante quella settimana vengono proposte delle camminate sulla neve o con ciaspole, sempre aiutati da guide esperte. Poi portiamo anche la nostra testimonianza nelle scuole, perché è giusto che si parte dai bambini a far conoscere il mondo del non vedente, dove si fa provare dei percorsi ad ostacoli con il bastone bianco. E il ciclismo, bendati con le nostre guide esperte sul tandem, devo dire che si divertono tantissimo. Abbiamo fatto provare anche la merenda al buio a questi bambini, che è apprezzata moltissimo. Inoltre, il gruppo sportivo Non Vedenti, da un po' di anni a sta parte, organizza le cene al buio per far provare alle persone adulte il mondo del non vedente anche per la durata di una serata. Inoltre, se qualcuno come volontario vuole avvicinarsi al gruppo sportivo come guida, come simpatizzante, rivolgersi ai numeri in sovraimpressione.